Una violenta grandinata si è abbattuta ieri sera sull'Arena di Verona, dove era in corso il primo appuntamento con i Team Music Awards condotti da Vanessa Incontrada e Carlo Conti. La pioggia ha iniziato a gustare la festa quando mancava circa mezz'ora alla conclusione dello show, mettendo in gravi difficoltà presentatori, ospiti e addetti ai lavori. Vanessa Incontrada e Carlo Conti, foto da Vi. Dargen D'Amico canta sotto la pioggia battente. Il primo ad esibirsi in condizioni non proprio ottimali è stato Dargen D'Amico. All'inizio il pubblico ha preso alla lettera la strofa "O asterisco tite ne balla" della canzone, dove si balla presentata all'ultimo Festival di Sanremo. Una cosa incredibile, tutti a ballare sotto la pioggia, ha sottolineato Carlo Conti a margine della performance. Dargen D'Amico canta sotto una pioggia battente. Carlo Conti in imbarazzo, mandiamo la pubblicità. Pochi secondi, però, il conduttore ha cominciato ad allarmarsi. Beh, adesso incomincia a piovere un po' fortino, ha detto mentre l'Arena di Verona si andava svuotando. E, venuto giù un diluvio incredibile, ha rilevato Vanessa Incontrada. A quel punto, Conti ha chiesto ragguagli ai tecnici, non so, possiamo mandare la pubblicità? Andiamo avanti? Beh, è un po' complicato. Vanessa Incontrada e Carlo Conti, foto da Vi. Vanessa Incontrada conduce. Sul palco si è materializzato Cristiano Malgioglio, pronto a ritirare il suo premio speciale SIAE come autore. In quel momento, la pioggia si è trasformata in grandine. Artista bagnato, artista fortunato. Ci deve portare fortuna per altri 50 anni, ha commentato il paroliere. Vanessa Incontrada e Carlo Conti hanno cercato di contenere la sua esuberanza per evitare che scivolasse sul palco. La stessa conduttrice spagnola si è tolta i tacchi per non cadere. Una violenta grandinata si abbatte sui Team Music Awards. Gli ascolti della prima serata dei Team Music Awards prima dell'ingresso di Raf con Gue Pequeno e North of Loreto, si è verificato un inconveniente tecnico che ha portato Carlo Conti a scusarsi per il piccolo intoppo. Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, la prima puntata dei Team Music Awards, i trasmessi in prima serata su Rai 1, ha tenuti incollati al televisore 2.859.000 spettatori per il 20,4% di share. Io ho 3 anni che scopro la pioggia, cancelletto TM Music Awards, ipi.twitter.com/plxtgcci. Anto? Chiocciola Cercolapas, settembre 9, 2022. Una violenta grandinata si abbatte sui Team Music Awards, il precedente del premio Strega 2022. Lo scorso luglio, di un violento acquazzone si era abbattuto sul Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Roma, dove era in corso il premio Strega 2022 trasmesso in diretta su Rai 3. In quell'occasione, la reazione della conduttrice Geppi Cucciari era stata esilarante.